Un saluto a tutti quanti voi. Come promesso, è da un po' che non facevo video e con questo video vi presento Origine 2, che tratta di un ambo su ruota fissa, quindi una quartina da giocare su ruota. Vi faccio vedere subito come estrarre, come andare a cercare le condizioni. I tipi di condizioni sono tre: sono primo estratto e secondo estratto, come si vede. Poi ci sarà anche due numeri isotopi, sempre in prima estrazione. E poi c'è il triangolo, sempre in prima posizione, isotopi. Trovata la condizione, si procede per sviluppare i due numeri. Ecco come si fa. E questo metodo vale per qualsiasi ruota e non ha un periodo preciso, vale sempre. Adesso vediamo come procedere nella ricerca reale, quindi nella tabella estrazionale. Per esempio, ho preso due esempi, come in questo caso su Firenze. Ci sono due formazioni, uno primo estratto e secondo estratto, che i due numeri hanno la stessa figura 9, e poi c'è un'altra formazione che sono sempre figura 5, però isotopi. Naturalmente in questo caso vedete 1, 2, 3, 4, 5 sono le più recenti. Oggi è il 17 febbraio, quindi lunedì, quindi è facile che magari siano ancora in corso questi con la figura 4. Comunque, stavo dicendo, andiamo a vedere primo estratto e secondo estratto con la stessa figura 9. Quindi si vedono che al secondo colpo escono tre numeri che hanno la stessa figura, quindi il 63 figura 9, il 18 figura 9. E adesso vediamo come addizionare questi numeri. E il 9 figura sempre uguale. Quindi ecco come procedere per sviluppare questo metodo. Quindi 63 abbiamo detto figura 9 e il 90. Quindi 63 si deve addizionare sempre di 9 i numeri che sono stati selezionati, quindi quelli nelle condizioni che abbiamo visto. Quindi 63 più 9 72, più 9 81, più 9 90 e così via, 9 18 27 eccetera, fino a fare il giro completo, quindi il ciclo completo dei 10 numeri. La stessa cosa vale per l'altro numero, quindi col 90 si fa la stessa identico lavoro, mestiere, quindi si addiziona sempre di nuovo fino a fare il giro completo, il ciclo completo, 9, 18, 27, tutta la tabellina del 9. Arriviamo al ciclo, quindi al 90. Quindi i due numeri che si ripetono iniziali naturalmente vengono scartati, e la procedura è questa: si devono prendere i primi due numeri di un numero e gli ultimi due dell'altro. Quindi il collegamento viene fatto ad incrocio, quindi i primi num due numeri e gli ultimi due numeri dell'altro. E si prendono in considerazione il 72, l'81 e poi, siccome si ripetono, quindi sono questi i numeri. E poi ci sono la stessa cosa vale con l'altro numero, quindi i primi due dell'altro numero e gli ultimi due del primo numero, e quindi anche qui abbiamo il 9, il 18, il 45, il 54, e questo è il primo pronostico. Il 9, il 18, 45 e 54 nella seconda quartina. Come si vede, questi sono i numeri della seconda quartina, quindi c'è una quartina che in effetti sono due numeri che si ripetono, sarebbe un ambo praticamente, due numeri soli, mentre l'altra in questo caso
I pronostici sono questi, è 81. Questi due si ripetono. Quindi i numeri sono 18, il 9, 18, 45, 54. Il 9 e 18 abbiamo avuto subito un ambo, come si vede, mentre con l'altra quartina, che sarebbe alla fine un ambo, cioè due numeri e basta, non è successo niente. Questo metodo può dare ogni tanto anche dei terni. Stavo dicendo che poi abbiamo anche in questo caso due numeri isotopi di figura 4, che non è ancora successo niente, e quindi magari è facile che siano ancora da uscire. Poi abbiamo dei casi estremi. Per esempio, a Milano, sempre questo mese di febbraio, con lo stesso metodo andiamo a mettere sempre ad incrocio, così addizionando sempre di 9 le due figure. Quindi abbiamo, come si vede, il 15 e l'87, che sono primo estratto e secondo estratto, hanno tutti e due la figura 6. Quindi, come si vede, 15 1 più 5 6, 8 più 7 uguale 6. Quindi si fa lo stesso procedimento di prima, quindi 15 più 9 uguale 24, più 9 33, più 9 42, 51 60, eccetera, fino a fare il giro completo. La stessa identica situazione di là, quindi 87 più 9 uguale 6, più 9 15 24, eccetera. Quindi procediamo come abbiamo fatto con l'altro. Metto dei quadrati colorati, perché si fa i primi due numeri di uno e gli ultimi due numeri dell'altro. Questa è la prima quartina. La prima quartina abbiamo 24, 33, 69, 78. Questa è la prima quartina. Poi c'è la seconda quartina. Coloriamo anche questi 6, 15 e l'87, 6. Quindi c'è un numero che si ripete e diventa una terzina. Quindi 6, 15, il 6 si ripete, abbiamo detto, e l'87. Quindi abbiamo una quartina e una terzina da mettere in gioco. Questo è il pronostico. Quindi andiamo a vedere cosa è successo. Praticamente 69 e 6. Niente, perché c'è una formazione di due numeri uguali, che è l'ambo al secondo colpo con la stessa figura. Poi c'è un altro ambo sempre di figura 6, 78 e 15. Vediamo, 78 e 15, niente. Poi abbiamo 51, 69 e 33, 51, Ma vi rendete conto? Da pure eterni. 69 e 33. Quindi abbiamo 33 e 69, vedete qua, 33 e 69. Quindi un ambo è già uscito con 69 e 33. Poi abbiamo 42 e 51. 51 non c'è proprio, e comunque abbiamo ottenuto semplicemente un ambo. Però guardate quante formazioni, questi sono casi estremi naturalmente, quante formazioni si sono creati. 1, 2, 3, qua addirittura un terno, 4 formazioni con la figura 6. Ripeto, questo è un caso estremo, però questo è il metodo per cercare di estrarre un ambo. Ecco, vi faccio ancora una carrellata e state attenti, perché è la percentuale in questo caso. E varia tra 60 e 70 di vincita. Questo è quando le formazioni, come dicevo prima, le formazioni migliori sono quelli fatti con numeri isotopi, così per intenderci, e primo estratto e secondo estratto, cioè questa è la formazione ideale. Così e così.
Con questo è tutto, vi saluto e vi faccio vedere anche per finire la tabella dei numeri, la tabella delle figure. Quindi in giallo figura 1, guardate 10, 19, che sono tutte la stessa figura. Quindi segnateveli se volete. Comunque io vi lascerò un link con un foglio elettronico con solo le estrazioni, solo le estrazioni, e vi lascio anche questa tabella con i numeri in figura. Con questo è tutto, spero che sia stato di vostro gradimento, ci sentiamo e ci vediamo per i prossimi metodi. Ciao! Con questo vi saluto e ai prossimi video!